Signore e signori, Enrico Cisnetto. Buonasera. Buonasera, bentrovati. Grazie di essere a questa nuova, questo nuovo incontro di Roma Incontra. Saluto chi ci segue da Radio Radicale e chi dal nostro sito www.romaincontra.it via streaming. Le televisioni che di solito ci seguono sono vincolate alla par condicio e quindi in questo caso non hanno potuto seguirci, le salutiamo ugualmente. Prima di cominciare vorrei rubarvi, vi chiedo scusa di farlo, qualche minuto perché mi corre l'obbligo di fare alcune precisazioni. Questa nostra iniziativa ha suscitato molte reazioni preventive, diciamo così, apprezzamenti ma anche qualche polemica, qualche insulto. Ora, per chi organizza eventi come questi, il fatto che se ne parli prima, che ci sia attenzione, che ci siano i riflettori accesi, attenzione mediatica, è naturalmente un vantaggio, ma questo vantaggio non toglie che ci sia la necessità da parte nostra di denunciare un certo clima di intolleranza. Si è detto, e ha ragione, che in vista dei referendum si è avuto uno scarso dibattito, se ne è parlato poco, non ci sono stati momenti di approfondimento, la gente non sa bene esattamente su cosa è stata chiamata a esprimersi. Noi facciamo esattamente proprio questo, parliamo dell'acqua, del sistema idrico di cui l'Italia è dotata, dei suoi costi, della sua efficienza. Siamo stati accusati di farlo in modo unilaterale. A parte il fatto che Roma Incontra è un'iniziativa privata che non è soggetta ad alcuna par condicio e, come ha fatto notare felicemente il senatore Dubaldo del PD, va a riempire un vuoto semmai appunto di scarsa diffusione di idee. Si è detto anche: ma voi invitate a votare no o peggio di non andare a votare? A parte il fatto anche qui che la titolazione generale, l'impostazione che abbiamo dato all'evento non era certamente di carattere elettorale, ma comunque anche se fosse stato, siccome in un referendum due sono le posizioni possibili, non si capisce perché debba essere oggetto di scandalo il fatto che si privilegi una delle due ipotesi, a meno che il livello di intolleranza e di approccio ideologico sia tale per cui è considerata politicamente corretta e legittima solo l'adesione al quesito referendario. Quanto al no espresso per via astensionistica, diciamo così, mi sembra una polemica strumentale anche un po' farisaica. Giusto o sbagliato che sia, negli ultimi anni si è visto che chi indice un referendum sa che il suo esito dipende dal quorum. È quindi normale che chi è invece in posizione contraria possa pensare di indicare anche l'astensione come strumento per far valere le sue ragioni. Proprio a proposito di questo, per curiosità, oggi sono andato a vedere cosa era successo nell'87, il primo referendum sul nucleare e anche l'ultimo che aveva avuto raggiunto il quorum. Ebbene, in quella circostanza andò a votare il 65,1% degli aventi diritto e i sì vinsero con il 71,9. Se si somma il 35% degli astenuti con quel 28 che votò no, si ottiene 51 e se si aggiungono anche le schede bianche e nulle si arriva a 59. E pensate quanto sarebbe stata diversa la storia se quelli che hanno votato no avessero evitato di andare a votare in quella circostanza. Infine, è figlia di questo clima un po' di intolleranza il fatto che sia sorto un equivoco con la provincia e il comune di Roma che patrocinano la nostra manifestazione. Me ne dispiace, me ne dolgo, ma sono costretto a ribadire ciò che abbiamo detto con un comunicato venerdì scorso. Primo, che il patrocinio non riguarda i singoli eventi ma la manifestazione nel suo insieme e che essa, essendo dedicata, come anche quella che facciamo a Cortina, ai grandi temi dell'attualità, non è per sua natura preventivamente programmata né programmabile e quindi il tema, il taglio che abbiamo dato, la scelta del panel sta nella nostra piena autonomia, che rivendichiamo anche nei confronti degli sponsor privati, che sono gli unici che ci danno sostentamento economico per sopravvivere, figuriamoci se non lo facciamo nei confronti degli enti patrocinatori. D'altra parte, l'alternativa sarebbe di volta in volta andare da ciascuno di loro a concordare ciò che non è concordabile né in termini di libertà né anche in termini pratici. Secondo punto è che in tutti i casi
per evitare ogni speculazione e per ribadire lo spirito di incontro e non di scontro che ci riguarda e che peraltro consideriamo anche motivo del nostro successo, sia qui che a Cortina, abbiamo deciso fin da venerdì scorso di rinunciare unilateralmente a tutti i patrocini, non solo quello della provincia e del comune, ma tutti quanti, quindi come avete visto prima dal titolo, non ci sono più i patrocini, naturalmente solo per questo evento. La mia impressione è che tutto questo sia figlio di un doppio errore politico che vedo commettere da alcuni della maggioranza e da altri dell'opposizione, ma di questo parliamo con i nostri ospiti, con i quali e con tutti voi mi scuso per questa lunga premessa, ma che era inevitabile. E allora, un referendum che fa acqua, le risorse idriche sono un bene pubblico, ma che va gestito secondo le regole di mercato se si vuole renderle efficienti, invece l'approccio ideologico del fronte referendario rischia di bloccare il tentativo di fermare gli sprechi. E allora, chiamo subito per discutere di tutto questo l'ex presidente dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, Alessandro Ortis. Primo qua, il segretario generale della CISL, Bonanni, l'amministratore delegato della ACEA, Marco Staderini. Vi chiamo in ordine di seduta così siete più comodi, il fino a ieri sindaco di Torino, Sergio Chiamparino. Il ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, Raffaele Fitto. Il presidente di Federutility, Roberto Bazzano. L'amministratore delegato del fondo F2I, Vito Gamberale. E il professor Antonio Massarutto, docente di politica economica all'Università di Udine e autore di un libro che mi hanno portato via, no, ce l'ho ancora qua, Privati dell'acqua, un bene comune e mercato, che vi segnalo per i tipi del mulino. E allora, fatte le dovute premesse e ringraziandovi tutti per la disponibilità, abbiamo programmato anche due interventi telefonici che speriamo di riuscire a realizzare, perché nel frattempo il sindaco Alemanno, non per i motivi di cui prima, ma perché nel frattempo, tra quando abbiamo individuato la data e successivamente ha dovuto prendere l'impegno di andare negli Stati Uniti, partito ieri, e quindi spero di riuscire a raggiungerlo fra poco, e altrettanto Alessandro Cecchi Paone, che è in volo e spero di raggiungerlo telefonicamente verso la fine del nostro incontro. Allora, io comincerei dal Ministro, anche perché poi ha tempi limitati. Stavo dicendo che ho l'impressione che questa vicenda dell'acqua sia condizionata dal fatto che da un lato c'è una tendenza di molti tuoi colleghi, ministri e non solo, che si dimenticano forse di aver votato la legge Ronchi in sede di Consiglio dei Ministri, insomma c'è questo atteggiamento quasi che sta roba non ci appartenga, insomma, che non è tuo, ma che di alcuni abbiamo notato essere. E dall'altro l'opposizione, che sul referendum si è formata una volontà che mi pare più politica che altro, ed è quella dell'idea che dice: beh, dopo le amministrative diamo una seconda spallata a Berlusconi e ce ne liberiamo. Mi sembra che forse il tema dell'acqua meriterebbe, essendo molto delicato, perché è un servizio, è un bene pubblico che deve essere assicurato a tutti i cittadini in maniera efficiente attraverso molti investimenti che dovranno essere fatti, poi ne parleremo nel corso della discussione. Beh, mi sembra che meriterebbe un atteggiamento più coscienzioso da parte del mondo politico nel suo insieme. Ho messo i piedi nel piatto, Raffaele. Sì, ma innanzitutto voglio fare una premessa. Io penso che sia corretto, che sia corretta questa considerazione iniziale. Io sono quello che ha proposto, ebbene sì, questo
questa parte sui servizi pubblici locali all'interno della legge Ronchio, quindi me ne assumo la responsabilità in questa fase nella quale si discute, perché penso che sia una riforma importante che ha due aspetti di riflessione: la prima quello politico, il primo quello politico, il secondo quello di merito. Quello politico sinceramente in questi giorni sta apparendo sempre più paradossale. E bisogna essere chiari e coerenti sulle posizioni, questo vale da una parte e dall'altra. Si parla di un tema serio che riguarda la liberalizzazione dei servizi pubblici locali. Vorrei ricordare che la soppressione dell'articolo riguarda l'acqua, ma anche i rifiuti o il trasporto pubblico locale, cioè riguarda un colpo mortale, dico io, alla logica della cosiddetta municipalizzata, individuata come il luogo all'interno del quale avviare una gestione pubblica che non tiene conto della concorrenza e dell'efficienza, ma che guarda invece ad un parametro di carattere politico di cui non abbiamo bisogno. E in questo penso che sia importante e opportuno anche ricordare, ma non polemicamente, ma serenamente, che non si può proprio cambiare opinione semplicemente dalla mattina alla sera, perché questo testo, e che è stato discusso peraltro anche in Parlamento, è lo stesso testo che si è proposto negli anni scorsi con diversi governi e che magari per ragioni di carattere pratico, tecnico, legislativo e in qualche caso politico è giunto quasi in approvazione e poi si è interrotto nella fase finale. Ma il concetto è questo, e quindi la volontà e la proposta fatta e condivisa negli anni non può essere rimessa in discussione. Peraltro, ironia della sorte, il tema dell'attuale tariffa dell'acqua è frutto di un decreto del 1996, lo dico perché sarebbe proprio, è proprio ironia della sorte andare a vedere che firma reca questo decreto, perché sarebbe utile anche per comprendere i dibattiti, le discussioni di questi giorni. Questa è la considerazione politica. La seconda, che vorrei concludere con un elemento, prendendo anche spunto all'inizio, a me è capitato ieri di fare un dibattito in televisione e altri ne faremo nei prossimi giorni. Il tema del voto, sì, no e astensione, sono tre voti legittimi sui quali penso non ci sia nessun motivo di scandalizzarsi, e penso che sia legittimo riproporre in modo sereno le tre questioni dando queste tre opzioni proprio per le ragioni alle quali si è fatto riferimento prima. Una seconda riflessione di merito invece sul tema: non c'è nessuna privatizzazione dell'acqua, questo è evidente, basta leggere il testo di cui noi parliamo. Parliamo di un referendum che non è contro la privatizzazione dell'acqua, ma che è contro la concorrenza, perché è un meccanismo che mette in campo la possibilità di concorrere per gestire in modo adeguato e serio e in forma concorrenziale dei servizi, in modo particolare l'acqua, di cui oggi in questo paese c'è fortemente bisogno, non fosse altro per il quadro, la lettura che emerge dalla situazione esistente. Da cosa muove questa prima riflessione? Muove dal dato che, dico cose che meglio e più di me chi interverrà dopo potrà comunicare in modo più specifico e più approfondito: la percentuale delle perdite in rete, la certezza, perché di questo si tratta, che nel caso in cui dovesse essere accolto il referendum e quindi soppressa questa riforma, noi abbiamo una grande domanda alla quale nessuno risponde: chi farà e come i grossi investimenti che devono essere garantiti, se è vero come è vero che abbiamo la percentuale di perdite alle quali si fa riferimento e soprattutto una inefficienza complessiva. Controdomanda, e mi avvio a conclusione, ma è possibile immaginare un meccanismo per il quale si tagli fuori l'attuale modello gestionale, anche escludendo la possibilità che aziende pubbliche che costituiscono delle eccezioni e che gestiscono bene possano non affrontare questo? La norma non prevede questo, perché come è evidente a nessuno vieta ad una società pubblica di poter partecipare con forme e norme concorrenziali insieme al privato per poter acquisire la gestione della rete e quindi la possibilità di migliorare e di rendere molto più efficiente questo. Ho fatto un richiamo prima agli altri servizi pubblici locali, rifiuti e trasporto pubblico locale e anche altri minori che si inseriscono in questo contesto, e creando la dimensione di come ci possa essere l'opportunità di migliorare profondamente la qualità della spesa pubblica. Non sta a me citare o ricordare, perché sono di dominio pubblico, i tanti casi di società che gestiscono questi servizi che, diciamo, hanno, usiamo un eufemismo, appesantito i bilanci di molti enti locali, per non dire altro, nel senso che il modello gestionale ha creato una inefficienza da una parte e dall'altra anche un meccanismo fuori dalle regole concorrenziali che dovrebbero invece regolare la gestione di questi servizi. In questo senso penso che sia
opportuno ed importante parlare molto di più del merito, ponendosi anche le questioni che sono anche individuate all'interno di questo provvedimento. C'era una grande incognita, che era quella della regolazione. Il decreto sviluppo ha previsto una forma di regolazione, non è quella che io preferivo, lo dico molto chiaramente. E penso che sia un passo in avanti importante che il governo ha compiuto, non è quello che io avrei immaginato, è nota la mia posizione, la sa benissimo il presidente Ortis col quale ne abbiamo parlato. Penso che la soluzione migliore sarebbe stata, senza ombra di dubbio, quella di aggiungere una sezione all'attuale autorità dell'energia e del gas per rendere terzo, oggettivo e soprattutto mettere in funzione un percorso chiaro che non aveva alcun tipo di appesantimento finanziario, ma che metteva in campo uno strumento adeguato. Questa è una mia posizione. Non si poteva fare quella scelta al momento della rompe. Ne è passata un'altra e diciamo, il dibattito che ha portato all'approvazione di questo provvedimento è un dibattito anche complesso e quindi anche le posizioni lo confermano, quindi non è che sia stato semplice approvare questo. Approvare lo abbiamo fatto con un primo decreto legge, la prima manovra nel 2008, l'abbiamo modificata perché sostanzialmente in Parlamento ci fu un emendamento che tagliò una parte importante di questa previsione, l'abbiamo reintegrata inserendo la parte mancante dopo un confronto anche con molte persone che vedo qui presenti, con le quali ci siamo confrontati nel merito, con la successiva manovra all'interno del provvedimento Ronchi. Abbiamo inserito, varato un regolamento molto importante e opportuno in questo senso, quindi mi sembra che adesso prenda forma questa riforma. Tornare indietro su questo sarebbe sinceramente un passo indietro molto grave e pericoloso, perché non darebbe alcun tipo di prospettiva e soprattutto, e chiudo veramente, fotograferebbe una situazione esistente, che è quella che ascoltiamo nei rapporti sul funzionamento delle reti idriche del nostro Paese, con tutte le preoccupazioni, con il tentativo di attribuire il quadro esistente alla riforma che ancora deve entrare in vigore. Sinceramente questo mi sembra anche un po' paradossale. Grazie Affitto. Chiamparino, sono andato a rivedermi, perché qualcuno me l'ha segnalato proprio poco fa tramite YouTube, un intervento che il segretario del PD Bersani aveva fatto nel settembre o dicembre, insomma comunque alla fine del 2008, perché dalle sue parti c'era un referendum di tipo locale che riguardava la stessa questione di cui si dibatte oggi sull'acqua, e le sue posizioni erano a favore del no e quindi perfettamente trasferibili all'eventuale no di questa volta. E dopodiché invece Bersani non solo ha cambiato idea, che è legittimo, ma diciamo, ha deciso di trasformare questo appuntamento in un momento politico molto importante, lo ha caricato di aspettative eccetera, il che ha finito per zittire quasi tutti quelli che i cosiddetti riformisti, che avevano anche nel passato preso posizione, da Enrico Letta a tanti altri. Insomma, dalle lenzuolate liberalizzatrici a questa posizione, perché secondo te, come la tua posizione non allineata, come viene giudicata nel partito? Ma guarda, penso che ti deluderò, perché da diciamo, quel già che sta nell'invito, che come dire, sa un po' d'oltretomba, ma porta no, bene. Vabbè, insomma, non potevo mettere il sindaco di Torino. No, hai ragione. Mi dà diciamo, una veste da privato cittadino in attesa di pensione. Non si segna che ho messo la cravatta apposta per marcare la differenza. Che mi consente di lasciare la valutazione sulle coerenze politiche e i giudizi politici ad altri. Io dico solo questo, che posso anche capire politicamente che ci sia, come dire, l'ondata politica per cui si veda nei referendum un modo per stare dentro questa ondata politica. Bisogna che si valuti bene se, diciamo, su cosa si costruiscono le vittorie e le sconfitte, perché questo può poi determinare il medio e lungo periodo. Sì. In particolare, io però colgo l'occasione anche per aggiungere una cosa, perché tu facevi riferimento proprio a un YouTube lì che è uscito su un referendum locale. I media, giustamente, insomma, ci ripropongono quasi ogni sera casi più o meno grandi, locali, dove la privatizzazione o l'affidamento a privati fa acqua, diciamo, o perché le tariffe sono troppo alte o perché l'acqua è cattiva. Vorrei
segnalare a chi sente che se com'è probabile vince il sì, se si raggiunge il quorum, non è che queste cose vengono meno, anzi restano totalmente analoghe a prima, perché se si abroga il Ronchi si abroga sostanzialmente l'obbligo, pena la messa in discussione della concessione, di fare le gare, ma non si può togliere la possibilità a chi vuol fare le gare di farle. E dato che un comune di 100 abitanti, l'Italia ha 8.106 comuni, di cui più di quasi 5.000 stanno sotto i 5.000 abitanti. Allora, è evidente, il 70% sta sotto i 5.000 abitanti. Sì, allora forse stanno sotto i 1.000 addirittura. Cioè, comunque, ce ne sono tantissimi piccoli, no? È ovvio che un comune piccolo non è che può organizzare il servizio idrico, perché delle due, o organizza un servizio di damigiane con cui vanno alla fonte, ma mi sembra improbabile, oppure deve da solo o con altri fare una gara per affidare la gestione del servizio. Cioè non mi sembra ci siano altre possibilità. Se quei sindaci, o perché come a volte può anche succedere, sono infiltrati e diciamo hanno delle ragioni, sono corrotti e quindi acconsentono a che il privato faccia gli affaracci suoi, o più semplicemente, come spessissimo avviene, non sono così in grado, perché non hanno gli strumenti, di fare delle gare ben fatte con un controllo efficace, e succede, i casi ce ne continueranno a esserci, perché questi sindaci le gare dovranno farle per forza, perché non potranno gestirlo da solo. E succederà che continuerà purtroppo in alcuni casi a esserci il privato o chi per esso che se ne approfitta. Quindi vorrei dire che il referendum numero uno non elimina la possibilità di privatizzare la gestione dell'acqua, elimina la possibilità di dover fare le gare pena la caduta delle concessioni, anche tra l'altro per altri servizi di pubblica utilità. Quindi in qualche modo indebolisce la capacità dei comuni di essere delle autorità, dei capaci affidatori di servizio e dei capaci controllori nel nome dei cittadini dei servizi erogati. Tu come la controllavi a Torino la cosa? Ma noi abbiamo una società pubblica che diciamo, io penso, come da noi è già avvenuto per il trasporto pubblico locale, abbiamo fatto la gara, io ti posso fare l'esempio del trasporto pubblico locale, abbiamo fatto la gara è cessata poco prima che io terminassi il mio mandato, ha vinto ovviamente la GTT, cioè l'azienda di trasporto locale, e adesso per 10 anni ha l'affidamento del servizio pubblico locale. Ma d'altra parte, se una società, una SPA pubblica, totalmente pubblica, che da 100 anni, insomma giù di lì, gestisce i servizi pubblici di trasporto a Torino, fai la gara e non vince, vorrà dire che c'è qualche problema, no? È la stessa cosa per l'acqua. Allora, senza tenere conto del fatto che, adesso qui c'è Bazzano che la sa più lunga di me, su questo, che volendo, diciamo, la società pubblica, se ha l'affidamento con gara, può andare a fare le gare anche dall'altra parte. Allora quel sindaco di prima, che è solo ed indifeso nei confronti dei pescecani, mettiamola così, no? Quel sindaco del comune X, che è solo ed indifeso nei confronti dei pescecani finanziari del sistema capitalistico internazionale, può sperare che arrivi, dico Iren, così c'è Bazzano, poi noi abbiamo, che arrivi Iren, che è una società pubblica, che vinca la gara perché è in grado di farla. Invece se non c'è questo non può neanche sperare in questo, senza parlare poi del fatto che vabbè, ma questo andiamo al secondo Bonanni, ma come si difende l'interesse dei consumatori, dei cittadini, si difende facendo passare il principio, mi riferisco a una delle due domande dell'acqua, del referendum sull'acqua, che le società che gestiscono, siano esse pubbliche, siano esse private, che gestiscono il servizio idrico, quindi non la proprietà pubblica dell'acqua, ma il servizio di sua distribuzione, non devono fare profitti? È questa la strada secondo te per far questo? No, noi non siamo convinti di questo. Tant'è che abbiamo una dispersione
amplissima è dovuta al fatto che la rete non ha manutenzione. Questo riguarda anche per l'energia elettrica. E se non si fanno profitti e non si stabiliscono che fine devono fare tutti i profitti, perché è chiaro che le aziende devono alimentarsi, ma è chiaro che l'azienda non può prendere e andarsene, quindi deve lasciare, questo vale per le autostrade, vale per l'energia elettrica, deve valere anche per l'acqua, riguarda la telefonia, riguarda le comunicazioni, e noi abbiamo un problema quasi dappertutto e anche sull'acqua. Le reti rimangono immutate, si sfruttano intensivamente, dopodiché per l'acqua abbiamo una dispersione, insomma per avere 100 litri bisogna metterci 150 e qualche litro in più. E nel meridione addirittura il rapporto è ancora molto 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 si arriva a punte del 70-80% di dispersione, proprio dove coincide con la gestione totalmente pubblica. Quindi realtà molto piccole gestite solamente dalla politica, dove si fa gestione e controllo, talvolta c'è frammistione anche, perché noi facciamo bene a discutere della municipalizzata di Torino, anche di Milano e così via, ma dovremmo discutere di una innumerevole, se sono 1600, credo 1700 le aziende, appunto le aziende pubbliche, le aziende dell'acqua in Italia, e quindi immaginate, sono solo moltissime, sono dentro le mura, e di mura di città molto 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 piccole, quindi questo comporta appunto una dispersione fortissima del bene acqua, comporta tariffe altissime. Cioè noi abbiamo registrato negli ultimi 8 anni un aumento di circa il 65%, è bastato solamente controllare uno scorcio di tempo dal 2008 al 2010 e oltre, quando si bloccarono le addizionali ai comuni, per capire che legame perverso c'è. Si bloccarono le addizionali per effetto della legge, della normativa che andava verso il federalismo fiscale. Ecco, in quel periodo, proprio in quel periodo, c'è stata un'impennata del costo medio del 25% in più, cioè i comuni dove non potevano prendere le addizionali presero dalle municipalizzate. Questa storia non può continuare. Ecco perché io sono convinto che è bene che si apra una discussione molto forte, che è il contrario di ciò che sta producendo il dibattito sul referendum. Abbiamo troppa dispersione, abbiamo reti non mantenute, queste cose dipendono appunto dalla frammentazione enorme che c'è. Noi siamo per aziende di vasta scala, per fare appunto economia e di scala. Se c'è un pubblico che collabora con il privato va benissimo, se c'è un privato noi riteniamo che i modelli di governance possono essere anche modificati certamente. Ha ragione Chiamparino, l'acqua non è vendibile. Io scherzando l'altro io dicevo, le discussioni che io sento mi sembra appunto quello scorcio di film che vede Totò vendere la fontana di Trevi, non c'entra proprio niente, è una mistificazione vere e proprie. Il problema è il contrario, è fare delle convenzioni che tengono conto dell'esigenza della universalità del servizio, perché non è un servizio qualsiasi, che tengono conto delle condizioni assolutamente cogenti per chi prende il servizio, a partire dalla rete, a partire dagli obblighi anche di non andare oltre senza creare tariffe diciamo bloccate, insomma, no? Ma di non andare oltre alcune condizioni. La concessione di per sé è già una forte garanzia, naturalmente l'autorità è d'obbligo, e poi noi pensiamo per esempio per aziende di grandi dimensioni, no? Di realtà regionali, addirittura perfino extra regionali, di avere un sistema di governo duale dove c'è il consiglio amministrativo, c'è l'amministratore delegato e nel controllo e nell'indirizzo ci possono essere rappresentanti degli enti locali e anche lavoratori o comunque stakeholders. Noi riteniamo che questo sia il bene oggi per i cittadini e per il nostro paese. Il resto è ritardare una discussione che deve essere fatta da molto molto tempo prima. Questa è la verità. A me dispiace moltissimo se un tema così
si riduce appunto in una condizione o di forte minacce o addirittura di deturpazione della verità o addirittura di un depistaggio per nulla sopportabile, perché c'è un cambio d'opinione che fa spavento, non giustifica il fatto di voler fare lotta politica. Poi sta vicenda del referendum, e chiudo, noi non l'abbiamo mai sopportata perché la mia organizzazione da sempre non partecipa mai. Perché non partecipa mai? Perché deresponsabilizza ancora non solo il Parlamento. Qualcuno può dire, vero, il Parlamento a un certo punto con la fiducia già deresponsabilizza, è vero, ma deresponsabilizza la classe dirigente su queste materie, è la classe dirigente che deve prendere responsabilità e dire quello che va e quello che non va. Cioè questo è, invece non si arriva qui. E poi l'ultimo argomento che vorrei dire per elencare come i referendum non portano a nulla, basta vedere una serie interminabile di referendum fatti, no? Vinti anche, non c'è stata una volta una conseguenza, una volta, sull'agricoltura, sulla responsabilità civile dei magistrati, sulla vicenda, perfino sulle vicende sindacali, no? Cioè ci sono stati quasi tutti i referendum, quelli che addirittura hanno raggiunto il quorum, che addirittura non hanno risolto neanche il problema. Quindi ogni volta c'è una buona ragione per dire che bisogna fare così perché le condizioni della politica lo richiedono. Ma allora di che cosa stiamo discutendo? Quindi per me il referendum serve quando si dovete decidere tra monarchia e repubblica, quando c'è stata la vicenda del divorzio, dell'aborto, ma non sulle vicende economiche. Sulle vicende economiche è il Parlamento, è la politica, è la classe dirigente che deve provvedere. Specialmente quando non cambia idea in maniera bipartisan, come in questo caso. Bazzano, è vero che bisogna fare 100-120 miliardi di investimenti nei prossimi anni per sistemare questa rete che, come diceva Bonanni adesso, fa acqua da tutte le parti, nel senso proprio più proprio. Beh, del termine. 100-120 mi sembrano un po' tanti, dipende dalla lunghezza temporale in cui si fa. Qualcuno dice 120 in 10 anni. No, comunque sono 2 miliardi all'anno, ne facciamo solo uno. Ne facciamo solo uno, quelli già programmati dell'autorità d'ambito, quindi il livello minimo per arrivare a livello dei grandi paesi europei nel giro di 15 anni sono 2 miliardi, ne stiamo facendo la metà. E dicevo, noi speravamo, diciamo, il ministro Fitto lo sa bene, che alcune cose del 23 bis eccetera non ci hanno trovato concordi, anzi eravamo in una sorta di dialogo per cercare in futuro anche di morbidirle, modificarle, no? Però sostanzialmente noi abbiamo accettato il 23 bis come un punto di partenza di fronte a un pendolarismo normativo che lasciava il settore nel caos più completo. Non solo, ma il 23 bis permette alle aziende che vincono la gara in casa propria o fuori, nel caso nelle quotate dove la gara c'è già stata sui capitali da subito anche fuori, no? Di poter creare delle compagnie serie italiane in grado di competere con i grandi compagnie europee. Ecco, per questo abbiamo salutato con favore questo decreto e pensavamo che fosse un punto di partenza. Da abbinare, noi l'abbiamo sempre detto, da solo non basta, è solo un pezzo, un'autorità indipendente di regolazione su cui si sente qualche vagito, adesso le opinioni possono essere diverse, comunque il dibattito è in corso. Poi chiediamo a Ortis cosa ne pensa. No, ecco, diciamo, dopo molti anni, lo posso dire perché è una certa età anche nel settore, non solo anagrafica, no? Quindi erano partiti queste due cose basilari, cioè il 23 bis, alcune critiche, eccetera, però sostanzialmente apre la concorrenza. Ricordo nel settore energetico che con la liberalizzazione nel giro di 10 anni si sono fatti 20 miliardi di investimenti, cioè la concorrenza ha prodotto questo, abbiamo il parco produttivo più avanzato d'Europa. Poi si può dire troppo a gas, eccetera, non c'è nucleare, non c'è carbone, ma sono altri problemi, altri vincoli, no? Però quello che si è potuto fare riguarda un altro referendum, appunto, no? Quindi la concorrenza che nasce con questo decreto noi l'abbiamo ritenuta positiva per il settore. Pensiamo che molte aziende italiane siano in grado di sfruttare questa opportunità per creare appunto un settore dell'acqua competitivo anche in Italia.
Se posso continuare un attimo, sì, quello che ci preoccupa di più però è il secondo quesito, cioè quello che annulla l'adeguata remunerazione sul capitale investito. Ora, qui non si tratta di pubblico o di privato, cioè qualunque gestione di carattere societario, cioè società per azioni, ha un capitale investito che viene remunerato, quello a prestito dalle banche pagando gli interessi sui prestiti, e quello proprio attraverso l'utile. Tra l'altro, ripeto, questo utile non è un utile speculativo, perché in questo settore siamo noi i primi e abbiamo chiesto per anni un'autorità indipendente che fissi a protezione degli utenti un limite massimo di remunerazione del capitale. Ricordo che quello attuale, firmato da chi ricordava prima Ministro Fitto, lontano, dal Ministro dei Lavori Pubblici di allora, sarà al 7% lordo, cioè prima delle tasse. Quindi non stiamo parlando riferimento di Pietro è puramente voluto. Sì, certo. Stiamo parlando di tassi speculativi, insomma, no? Stiamo parlando del minimo vitale in un settore, perché è un settore che dovrebbe essere relativamente tranquillo. E quindi... Allora, la conseguenza cos'è? Se andiamo, spero di no, però se traiamo le conseguenze logiche dirette da questa eliminazione, cioè vuol dire che non si possono più gestire servizi idrici tramite società per azioni, né pubbliche né private né miste, e quindi non può che esserci una conseguenza e una confluenza nel settore pubblico, cioè pubblico Stato o ente pubblico, non società, non azienda, a carico della fiscalità. Quindi il miliardo che si fa o i 2 miliardi che si dovrebbero fare di investimenti all'anno vuol dire che vanno a carico della fiscalità generale. O non si fanno. O non si fanno o si fanno a carico della fiscalità. Si fanno a carico della fiscalità, e questo è un vincolo. L'altro vincolo è, io non oso pensare ai criteri di efficienza con cui verrebbero fatti da parte dello Stato, da enti pubblici, questi investimenti, perché se viene a mancare il paragone, il metro di un bilancio civilistico, quindi un confronto tra costi e ricavi, è un utile che viene misurato e viene reso evidente e trasparente attraverso i meccanismi del codice civile, e se viene eliminato anche il rapporto tra ciò che si consuma e ciò che si paga, perché a questo punto andrebbe a finire nella fiscalità, non oso pensare con quale efficienza avrebbero sviluppati questi 1 miliardo o 2 o meno di 1 miliardo di investimenti. A parte il fatto che i comuni non ce l'hanno, questi soldi qui qualcuno ce li deve mettere. Nello Stato, forse. Nello Stato, ma i comuni forse. Intendo naturalmente, diciamo, il meccanismo del trasferimento dallo Stato agli enti locali. E allora voglio chiedere a Staderini, considerato che non si può immaginare di dare questa funzione alle Onlus, come si configurerebbe la situazione il giorno dopo del referendum se dovesse esserci il quorum e passare il sì? Che conseguenze ci sarebbero per le aziende come quella che tu dirigi e come le altre, insomma, che siano esse pubbliche o private, credono Non fa differenza. Rispondo sicuramente a questa domanda importante, però volevo riprendere un attimo anche il ragionamento che era stato svolto in precedenza per fissare alcuni numerelli che devono essere chiari nel dibattito. Il primo numerello è la tariffa, che è molto alta, diceva Bonanni, eccetera. E quindi quando un sindaco si propone di aumentare la tariffa, i giornali parlano di stangate, 10%, 20%. Noi parliamo di una tariffa media nazionale di 1,20 euro per 1000 litri di acqua che è portata, recuperata e depurata. 1000 litri di acqua. Il consumo medio è 500-600 litri a testa. Ho letto 7 euro al mese ciascuno di noi. 70 centesimi al giorno. Non so quanto costi l'SMS. So quanto si spende per l'acqua minerale. A livello annuo una famiglia italiana spende per l'acqua 220 euro medi, per l'acqua minerale 300-350 euro. Quindi stiamo parlando di un numero alto. Vediamolo nei confronti dei paesi europei. Siamo a livello più basso, non c'è nessun paese europeo che ha tariffe così basse. Ma questo che vuol dire? Che la nostra rete, confronto a quella degli altri paesi, fa schifo. Questo è sicuro. Allora, la copertura della rete idrica è 95%. C'è un 5% di popolazione che non è coperta da una rete che mediamente perde il 45-50% di acqua.
quindi è fatiscente. La fognatura copre l'85% del paese, nelle stesse condizioni, non è che stiamo parlando di situazioni migliori. La depurazione è il 70%, manca il 30%. Dobbiamo costruire i depuratori, dobbiamo costruire le fognature per servire il paese. Per fare questo bisogna alzarla la tariffa. So di essere impopolare, basta dire questo concetto e si viene subito criminalizzati, perché è uno degli elementi della battaglia pure elettorale, quando c'è una amministrativa provinciale, comunale che sia, chi è l'opposizione attacca chi è in quel momento alla guida della città per dire tariffe troppo alte. Allora ben venga un'autorità fatta bene che disciplini, nessuno sa più se la tariffa del gas o dell'energia elettrica è una tariffa giusta, non giusta, alta, non alta, c'è un'autorità che la battezza, controlla e nessuno sa e brontola per questo. Certo, l'affossamento del referendum del decreto Ronchi significa affossare la concorrenza, va da sé, come diceva giustamente Fitto, questo ammazzerà la concorrenza perché l'articolo 23 bis impone soltanto di mettere a gara la soluzione interna, la soluzione pubblica, interamente pubblica, con altre soluzioni che possono esserci sia private che miste, come nelle regioni della Toscana. Che cosa succederà dopo? Allora, noi avremo certamente un tema legato a questa non remuneratività degli investimenti, cioè gli investimenti non devono essere remunerati. Allora è chiaro che chi deve fare investimenti non va a chiedere supporto alle banche dovendo riconoscere degli interessi quando questi interessi non vengono riconosciuti a sua volta. Quindi il primo problema, si bloccheranno gli investimenti, si aspetterà dall'autorità nazionale, dall'autorità d'ambito, sapere come ci si deve muovere, tenendo presente che alcuni investimenti sono necessari per risolvere problemi di natura penale che riguardano la gestione soprattutto delle acque reflue, la depurazione, quindi ci sono investimenti necessari, quindi delle due l'una, o l'amministrazione pubblica si approvvigiona dei capitali necessari, oppure quelle opere non si faranno e la responsabilità tornerà al legittimo proprietario degli impianti che è l'amministrazione pubblica. Quindi si creerà un caos inenarrabile. Come si disciplinerà il caos? C'è materia bellissima per avvocati, io sono ingegnere, mi dispiace non poter partecipare a una Bengodi, sarà un'ira di Dio, tra associazioni degli utenti che cominceranno dal giorno dopo, da martedì, diffideranno a applicare la tariffa che tenga conto del 7%, sicuro, quindi ci sarà questo per gli investimenti futuri. Per quelli passati, naturalmente le aziende hanno fatto degli investimenti, pensano di recuperarli nel corso dei prossimi 20 anni, se questo non accade perché questa applicazione viene considerata retroattiva, bisognerà rientrare da subito degli investimenti fatti, quindi ci sarà una tassazione speciale, ci sarà una fattispecie molto più onerosa, perché è chiaro che quando io devo immaginare di fare investimenti e non sono d'accordo con Bazzano sull'entità, se fossimo in linea con i paesi europei io debbo alzare la tariffa media da 35 a 70 euro l'anno, che significa poter disporre 4 miliardi l'anno. 4 miliardi, e facendo tutti i conti, questo è l'importo, cantierabili che danno occupazione, 25.000 persone con 1 miliardo, se parliamo di 100.000 persone impegnate. Noi stiamo in un momento in cui stiamo affossando un intero settore, lo mettiamo in difficoltà, probabilmente poi nel corso dei mesi, degli anni, si sistemeranno le questioni, si troverà una soluzione. Il problema è che anche a livello governativo sarà difficile parlare, perché noi abbiamo uno dei pochissimi, forse l'unico ministro attento a problemi di questa natura, che deve lottare pure con i suoi colleghi. Non ha chiamato nessuno a caso. Tra l'altro sono stato pure contento delle battute che ha fatto Bonanni, perché siccome prima chi me lo chiedeva ha detto che io ho votato solo un divorzio, mi ero dimenticato quello dell'aborto, ho votato due divorzio e l'aborto, poi effettivamente per le stesse motivazioni, e quindi il mio caldo invito è farlo fallire questo referendum, almeno quello dei due dell'acqua, perché veramente un danno all'occupazione, all'impegno delle persone che stanno lavorando, e come cittadino sono molto preoccupato, perché non è che stiamo veleggiando in acque sicure, già stiamo in difficoltà, dovremmo capovolgere la situazione, facciamo 10 anni passi indietro.
sulla base di una demagogia proprio ridicola, demagogia per dare, come diceva Bersani, togliere le macchie al leopardo. Capisco, io non voglio difendere il governo Berlusconi, ma cerchiamo un altro terreno per dargli questa spallata. Questo è veramente un danno a noi stessi. Il ministro Fitto ci deve lasciare, quindi gli giro per una battuta finale ancora la parola. Da tutti gli interventi mi pare che sia emersa però diciamo una certa scontentezza del fatto che il governo si è dimenticato di aver fatto, si è dimenticato il Presidente del Consiglio che dice beh insomma andate a votare, non andate a votare, vi lasciamo liberi, a parte che questa dichiarazione, questa espressione vi lasciamo liberi sinceramente è un po' ridicola perché chiunque la dica ovviamente perché certo. È ovvio che gli elettori sono liberi, ci mancherebbe altro. Semmai è la classe dirigente che si deve prendere la responsabilità di dare delle indicazioni. E, insomma, siccome le conseguenze, come abbiamo visto, sono gravi, ci sono investimenti che già adesso non sono fatti e che dovrebbero essere fatti, che succede se per caso succede? Ma innanzitutto il Presidente del Consiglio su questo punto è stato abbastanza chiaro l'altro giorno spiegando i danni che deriverebbero da questo referendum sull'acqua, sul quale ha assunto una posizione chiara. Detto questo, il fatto di non entrare come governo nella contesa referendaria penso che possa essere utile alla causa, perché il tentativo che mi sembra emerga dalla parte opposta è un chiaro tentativo di politicizzare questo referendum per raggiungere il quorum e far venire meno il dibattito del merito. Le cose tutte utili, ragionevoli, intelligenti che abbiamo ascoltato, soprattutto veritiere, che quindi ci pongono anche di fronte a passaggi molto delicati, io penso e temo che sia molto difficile farli comprendere nei pochi giorni di discussione e soprattutto da porre come contrasto ad una campagna demagogica e soprattutto falsa. E cito questo episodio per confermare quello che io dico. Quando siamo passati alla conversione del decreto Ronchi, e quindi su questo punto, io ho partecipato al dibattito parlamentare perché su questo punto ero l'interlocutore parlamentare. E a fronte di una polemica che strumentalmente veniva posta, fu fatto un emendamento che ribadiva la proprietà pubblica dell'acqua. Un emendamento al quale io inizialmente avevo dato un parere negativo come governo perché mi sembrava sinceramente paradossale doverlo affermare anche per il senso della riforma. Però alla fine poi discutendo abbiamo accolto questo emendamento, proprio per allontanare questo rischio di strumentalizzazione. Quindi oggi noi stiamo votando e discutendo di un testo che ha al suo interno anche l'affermazione assolutamente scontata e inutile che comunque il bene acqua rimane chiaramente un bene pubblico e noi interveniamo e discutiamo esclusivamente sul tema della gestione. Dico questo perché c'è un forte livello di strumentalizzazione che tende a rappresentare una serie di elementi senza una prospettiva, perché l'altro elemento che andrebbe sottolineato è che tutte le domande e le questioni che emergono dagli interventi che emergeranno, io mi scuso anche con coloro i quali interverranno dopo e che non potrò ascoltare, sono tutte utili considerazioni per porre il problema dalla parte opposta. Se dovesse appunto essere approvato questo referendum, che cosa accadrebbe dal giorno dopo? Come si fa a dare le risposte ai temi degli investimenti e della gestione di questo settore? Io insisto, non solo di questo settore, perché la proposta fa cadere la norma e la norma si rivolge anche al tema dei rifiuti, del trasporto pubblico locale e tutti quanti sappiamo quanto margine ci sia di intervento per migliorare la qualità di questi servizi al cittadino e per utilizzare bene al meglio le risorse disponibili. Chiudo con un'ultima considerazione. È certo che il pubblico non avrebbe i soldi per investire su questo settore, questo è un dato scontato e soprattutto andiamo in un periodo nel quale, usando un eufemismo, certamente non abbiamo, diciamo, andiamo incontro a un periodo di vacche grasse dal punto di vista della finanza pubblica, quindi è immaginabile pensare che non ci saranno risorse disponibili da investire in questo senso, oltre ad una serie di vincoli e problemi, penso anche a quelle realtà virtuose, ma anche al problema del patto di stabilità e quindi anche della impossibilità in alcuni casi di poter attivare investimenti, su questo stiamo lavorando e ragionando. Però è evidente che in questo contesto emerge un dato, che il confronto con il livello europeo, diceva Staderini, e non va fatto solamente quando dobbiamo darci addosso, perché questo è un paese
strano il nostro. Quando dobbiamo darci addosso per utilizzare un riferimento fuori dai confini nazionali per rappresentare che tutto ciò che viene fatto in Italia è negativo, siamo tutti capaci a citare tutti i casi possibili e immaginabili. In questo caso, per esempio, il tema della tariffa, bisogna avere la serenità di dire che il confronto fra la qualità del servizio, di questo servizio, negli altri paesi e il nostro è nettamente superiore, ma c'è anche una netta differenza sul tema della tariffa, che non è un dato che può essere non tenuto nella debita considerazione, sempre perché se vogliamo mantenere un profilo di coerenza e serietà di questi temi bisognerebbe parlare nel merito, soprattutto sulla base delle esperienze pregresse e non strumentalmente a ridosso di un referendum che, come dicevo e chiudo, viene utilizzato esclusivamente o si tenta di utilizzare per ragioni di carattere politico. Ecco perché non vedo molto negativamente rispetto alla tua domanda il fatto che il governo non sia schierato in prima linea a difendere le ragioni, perché questo potrebbe spostare o rischiare di far cadere nella trappola di spostare il dibattito in una contrapposizione politica generica anziché invece al merito delle questioni che sono molto serie delle quali bisognerebbe parlare. Si vede che c'è una scuola di Prima Repubblica alle spalle. Grazie per la risposta e per la disponibilità. Ti puoi togliere il microfono giù. Allora, Ortis, ciao. Come giudichiamo questa che non è un'authority ma un'agenzia? Tu, diciamo, fino a poco tempo fa eri a capo di quella del gas e molti indicavano in quella un'agenzia che avrebbe potuto occuparsi anche dell'acqua, non solo, ma forse di tutti i servizi di erogazione, chiamiamoli così, pubblici, locali e centralizzati. E poi perché non si è battuta questa strada, secondo te? Io sono un ex come Chiamparino, quindi un fu presidente, un fu sindaco. Quindi, però tu ti sei già abituato, lui è pochi giorni, settimana. Sono libero di parlare a titolo personale e rispondo subito alla tua domanda partendo dalla preoccupazione principe di un'autorità, la bolletta dei consumatori, i quali vogliono semplicemente e sempre, e giustamente, economicità e qualità dei servizi, punto. La bolletta dell'acqua riflette il fatto che l'acqua è pubblica, è un bene demaniale da preservare. Nella bolletta dell'acqua il costo dell'acqua in sé, l'acqua, è zero. Bravo, bravo. Quello che noi paghiamo nella bolletta dell'acqua è tutto quello che serve per portare quella goccia gratuita che abbiamo. Così non è nel gas, perché quella goccia gratuita nel gas è un metro cubo di qualcosa che compriamo in Russia, in Algeria, in Libia, quando va bene, e altrove. E quindi non è gratuito. O l'energia elettrica, sono quei kilowattore, eccetera. Per cui la bolletta di quei gas e elettricità comincia con energia o gas. Dopo c'è tutto il resto, trasporto, distribuzione. Ed è questa componente che è l'unica componente della bolletta dell'acqua. Quindi non ci sono equivoci di sorta su questo. L'acqua è gratis, sotto questo aspetto, in quanto molecola, in quanto goccia. Quindi però dobbiamo, come dire, captarla, metterla insieme, pulirla, quando la recuperiamo la dobbiamo recuperare perché è un bene da preservare, poi dobbiamo fare i tubi per portarla, fino al contatore che abbiamo in casa. Tutto questo è gestione. È questo di cui credo si debba a fondo parlare. L'acqua è gratis, la gestione va fatta in modo efficiente, efficace e sostenibile. Per fare la gestione ci vogliono operatori capaci, perché se no non si va da nessuna parte. A me non interessa se siano pubblici o privati. L'autorità guarda questo con l'occhio del non odore del capitale coinvolto. Interessa che la gestione sia fatta bene, risponda a degli standard qualitativi sempre più stringenti, che la tariffa sia fatta secondo un sistema tariffario, di cui dirò due parole se non è il secondo giro, e che gli investimenti vengano fatti in modo tempestivo, eccetera. Non mi interessa se siano pubblici o privati, però devono essere fatti questi investimenti, perché da dove partiamo? Partiamo male. Oggi come siamo nell'acqua? Siamo nell'acqua. Abbiamo bisogno di 64, 65, 100, 120, tanti milioni, miliardi di investimenti.
Quindi noi dobbiamo mobilitare gli investimenti e i capitali per attuarli. Dunque, o pubblici o privati che siano. Allora, se sono pubblici, dobbiamo chiederci, ci sono? Sono disponibili? Mi pare che Fitto ci abbia detto che... Se sì, e comunque a che costo? Chi paga il costo di questo capitale? È un indebitamento. E quindi anche un'azienda pubblica, diciamo anche in house oppure in economia, e deve far conto se un'amministrazione comunale, come Dio comanda, con la separazione contabile delle varie partite fatte per bene, non confuse, e deve chiedersi cosa mi costa questa mobilitazione di mezzi per fare investimenti. Se è il privato, ci metterà anche lui dei soldi di banca, di debito, e qui il quadro regolatorio deve essere chiaro, consistente, affidabile, perché sennò le banche non ti danno i soldi. Quindi ecco l'importanza di un quadro con una visione di lungo termine, il quadro regolatorio, e comunque devi pagarla. Allora noi, per esempio, nel gas cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso atto di tutte queste cose, abbiamo detto ai consumatori, guardate che qui noi dobbiamo fare un percorso che venga a voi conveniente, perché questo è il punto di riferimento. E per il consumatore è conveniente se i costi sono contenuti, le tariffe magari si abbassano, e se chi ti fornisce questo servizio è in grado di garantirlo. Cioè deve essere un cavallo che mangia quel giusto fieno per poter correre. Perché se andiamo nello spazio, e ne ho visti, di operatori che pensano in farcia, non ce la fanno, e poi cominciano a beccare multe, poi non è, poi si indebitano, poi falliscono, escono dalla scena, noi dobbiamo fare i servizi. Allora c'è bisogno, come dire, di bloccare, se così si può dire, la gestione attraverso un sistema regolatorio efficace, preciso e puntuale. Questo è fuori di dubbio. Nel gas cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto periodi regolatori di 4 anni. Questo ha riflessi su quello che devo dire sull'autorità. Sui 4 anni c'è una sfida per l'operatore, pubblico o privato che sia. Tu devi raggiungere questi standard. Se rispetto a questi standard che ti do io, faccio un piccolo passo indietro. Io autorità. Il capitale investito su cui, di cui parliamo non è il capitale che l'operatore X pubblico o privato viene all'autorità e dice io ho speso tot. No, è quello che si può giustificare per fare quel metro di tubo, quel metro di linea elettrica, eccetera. Si chiama tecnicamente RAB, Regulatory Asset Base. Ed è quello che viene stabilito secondo dei criteri di confronto internazionale, e se non ci sono confronti internazionali devi portarmi i dati della gara. Quindi non è un capitale, come dire, valutato a fondo lista e non controllato. È quello, ed è quello in modo omogeneo per tutti gli operatori. E dunque è quello che viene remunerato. E tu mi devi portare a casa dei risultati a 4 anni. Cosa abbiamo fatto? Il risultato al 4º anno viene diviso 50-50 tra operatore e consumatore. Nel successivo periodo degli 8 anni, quel vantaggio dei primi 4, poi va, dopo altri 8 anni, va tutto a favore del consumatore. In buona sostanza. E tu pensi che questo possa essere applicato anche all'auto? Ma non c'è dubbio. Ma certo, in 12 anni noi abbiamo portato a casa un meno 40% sulle tariffe di trasporto, distribuzione. Cioè. Bazzano lo sa. Li abbiamo messi alla frusta, ma hanno fatto gli operatori e credo che siano contenti di aver fatto questo. E il consumatore deve avere le sue garanzie di qualità del servizio. Cioè, se no scattano penali o premi, perché è giusto anche premiare, e rimborsi automatici. Questo è un quadro regolatorio che funziona. E poi ne aggiungo una. Nel gas noi siamo partiti con migliaia di situazioni tarifarie locali, cosiddetti ambiti. Oggi, dopo questi anni, noi siamo arrivati a solo 4 ambiti tarifari, 4 in tutta Italia, e la qualità in qualsiasi comune d'Italia è uguale. Ecco qui che c'è anche un sistema tarifario che non è una formula, ma è un sistema più complesso, fatto anche di sanzioni, fatto anche di prescrizioni, di controlli, di monitoraggi, che deve portare a una progressione di miglioramento continuo e, se mi sia consentito anche questo, a una perequazione fra le varie zone d'Italia. Perché vero è
che ci sono situazioni, come per gli impianti gas o elettrici, dove è più facile fare servizio. Ecco qua anche le differenze talvolta di prezzi, tariffe che ci sono sul territorio nazionale dell'acqua. Perché servire una persona all'interno, una famiglia all'interno di un condominio, costa certamente meno che servirla in una casetta lontana, rurale, isolata, certo. Dunque ci sono delle situazioni più favorevoli e delle situazioni meno favorevoli, e Dio sa quanto è lunga l'Italia sotto questo aspetto. Quindi la tariffa consente anche un processo di perequazione, chi può di più, chi può di meno, in modo tale che si arrivi anche a un avvicinamento, a un'armonizzazione, non solo della qualità, ma anche delle tariffe, perché viva Dio, italiani siamo, e certamente io sono nato a Udine, dove bastava scavare mezzo metro e veniva fuori la polla pura, è una situazione diversa da quella che può essere giù in qualche altra regione, eccetera. Ecco, quindi la necessità di avere una autorità di regolazione. Che caratteristiche deve avere? Deve essere indipendente, no conflitti di interessi, non teteret né da governo né da nessun altro, né da imprese né da altri. Deve essere autonoma economicamente e organizzativamente, naturalmente sindacabile, perché chiunque ha qualcosa da dire contro l'autorità va al TAR, va al Consiglio di Stato e può farsi rispettare se l'autorità non l'avesse già fatto, e poi controllare e monitorare, perché fare le regole e non controllare e monitorare e ahimè talvolta usare anche la leva delle sanzioni, delle prescrizioni, non si va da nessuna parte. Quindi io ritengo che un'autorità indipendente sia chiave di volta in questo meccanismo. Poi se vuoi aggiungiamo anche che va inserita in un quadro di competenze che a mio avviso va un pochino riaggiustato tra governo centrale, autorità nazionale e autorità regionali e locali, ognuno al suo ruolo. Ricordo un'ultima cosa sul pubblico. Abbiamo detto che la goccia è pubblica e gratis, la goccia. Ma anche la gestione delle reti, che sono monopoli naturali, tecnici, sono dei monopoli tecnici e quindi devono essere regolati, sono dati con contratti di concessione pubblica. Quindi l'amministrazione locale, soprattutto comuni e regioni, possono esercitare il loro ruolo di intervento, di controllo pubblico e anche di approvazione dei piani di investimento, che poi vengono, come dire, retribuiti con la tariffa, con il contratto di concessione. E nel contratto di concessione tu puoi mettere tutti gli strumenti di controllo. Quindi è una concessione pubblica, ancorché gestita da privati o da pubblici che sia. Grazie Ortis. È stato molto, molto chiaro. Gamberale, da un lato Ortis ci ha descritto una situazione che dovrebbe suonarti alle orecchie, pur essendo tu un soggetto F2I che è intenzionato, diciamo, a diventare holding di molte reti, no? E secondo, come inquadriamo nella storia, diciamo, delle privatizzazioni, delle liberalizzazioni italiane questo passaggio sull'acqua che oggi viene messo in discussione, la legge Ronchi che viene messa in discussione dal referendum? Rispondo senz'altro alla tua domanda facendo una premessa. Devo dire che oggi ho sentito da tutti i relatori delle considerazioni eccezionalmente centrate, che non si sono mai lette in questi giorni e non si sono mai sentite nei dibattiti che hanno accompagnato questo strano referendum. A me è piaciuto molto tutto ciò che hanno detto tutti i relatori. Di sicuro ho apprezzato moltissimo la puntualità con cui Staderini ha messo in evidenza le inefficienze del sistema idrico, perché quando lui dice che il 5% della popolazione non ha acquedotti, significa 3 milioni di persone. Quando dice che il 15% non ha fogne, significa 9 milioni di persone. Quando dice che il 30% non ha gli impianti di depurazione, significa 18 milioni di persone. Io vorrei che potessero dire questi milioni di persone se il servizio idrico gli serve o non gli serve. Quando Ortis ha detto,
scusa, ti chiamo Ortis, siamo amici, ma ti considero sempre il grande presidente che ha espresso al meglio l'autorevolezza di una authority. Ma quando Ortis dice che l'acqua ha un costo zero, in effetti tutto il costo dell'acqua è relativo agli investimenti che serve per portare l'acqua da dove sorge a chi la consuma. Ora, un referendum che elimina la remunerazione dell'investimento azzera la possibilità di portare l'acqua da dove sorge a chi la consuma. Perché non ci sarà. Salvo nessuno, di non caricarla sulla fiscalità generale. Salvo caricarla che è la tariffa occulta, sulla fiscalità generale. Prima di rispondere alla tua domanda, mi chiedo: ma nei vari servizi a rete di cui oggi il cittadino ha indispensabilmente bisogno, che differenza c'è tra l'acqua, il gas, l'energia elettrica, le telecomunicazioni e le autostrade? Nessuna. Perché sono tutte indispensabili, perché l'acqua è indispensabile come il gas che serve per riscaldarsi e per mangiare, l'energia elettrica serve per riscaldarsi, per illuminarsi e per vivere, le telecomunicazioni per vivere, per comunicare, no? Allora non capisco come mai si sia voluta creare una distorsione interpretativa e si voglia creare una distorsione normativa e di gestione su uno dei servizi che non ha nulla di diverso rispetto a questi altri. Noi come fondo siamo nati, diciamo, questo fondo F2I, Fondo Italiano per le Infrastrutture, è nato perché io ho voluto mettere insieme le precedenti esperienze di lavoro che ho vissuto all'ENI nell'energia, in Telecom e TIM nelle telecomunicazioni e in autostrade nelle infrastrutture. E quindi mi sono reso conto che era giusto creare un fondo, l'ho chiamato fondo, ma poi dico qual è la mia visione futura, un fondo istituzionale che potesse raccogliere i finanziamenti, la disponibilità a investire da soggetti istituzionali, che sono la Cassa Depositi e Prestiti per l'8%, ma il 43% l'hanno sottoscritto le maggiori banche nazionali e internazionali, il 25% l'hanno sottoscritto le fondazioni bancarie, un altro 25% le casse previdenziali, un 8% le assicurazioni. Abbiamo creato questo fondo. Questo fondo finora ha raccolto 1.850 milioni, ne ha investiti 2/3. Abbiamo creato un grande operatore indipendente nella distribuzione del gas. Oggi noi serviamo nella distribuzione del gas il 17% delle utenze italiane, ma siamo l'unico operatore indipendente, perché gli altri operatori che distribuiscono gas, mi dispiace per lei ingegnere, ma da una parte c'hanno la rete e dall'altra c'hanno il gas e quindi hanno un poco di conflitti. Noi abbiamo creato un operatore indipendente, talmente indipendente che ha dimostrato di essere il più efficiente nella gestione, come diceva Ortis, perché l'authority che ci controlla rigorosamente ha verificato nel 2010 che siamo quelli che hanno investito di più per utente, quasi il 60% della media. Siamo quelli che intervengono per poter fronteggiare una criticità in 35 minuti quando l'authority impone 60 minuti. Siamo quelli che tengono ispezionata il 78% della rete. Ricordiamo che nel gas ci sono problemi di sicurezza per le reti che, essendo sottoterra, molto spesso sono corrose, e sulla misurazione, perché chi ha la rete c'ha anche proprietario anche del misuratore. Abbiamo gestito in maniera talmente efficiente che, gestendo allora, perché poi siamo cresciuti nel frattempo, il 13% della clientela, l'authority ci ha dato il 44% del premio che distribuisce a fine anno. Il che significa che creare un operatore indipendente a base azionariale istituzionale crea senz'altro le premesse per un servizio efficiente e per la giusta remunerazione del capitale. Abbiamo investito anche nelle acque, perché noi abbiamo fatto un'OPA sulla
su Mediterranea delle Acque. Ricordo che Mediterranea delle Acque oggi appartiene al gruppo Iren, che è il secondo operatore idrico in Italia dopo Acea per le società quotate. E quindi abbiamo investito anche nell'acqua. Io avrei preferito che questo referendum, invece di fare il referendum sull'acqua in maniera così comeinista, perché l'Italia sta affrontando un passaggio comeinista con questo referendum, io penso che sarebbe stata più opportuna una riflessione sulle privatizzazioni, perché avrei più preferito il concetto, sì, ma si dice che si può privatizzare, ma qual è il tipo di privato che può meglio gestire queste reti? Perché non c'è dubbio che in Italia c'è erroneamente un giudizio negativo sulle privatizzazioni, perché purtroppo c'è stata una privatizzazione riuscita malissimo, quella di Telecom, che ha influenzato il giudizio su tutte le privatizzazioni che l'Italia ha fatto. In due minuti, non di più, penso di poter esprimere meglio questo concetto. L'Italia è il paese che in Europa ha fatto le più grandi e le più numerose privatizzazioni, prima di tutto. E quello che dalle privatizzazioni ha ricavato di più, secondo, perché poi l'Italia non riesce mai a valorizzare ciò che di positivo fa. Ha fatto le privatizzazioni nel manifatturiero, possiamo pensare alla Lanerossi, possiamo pensare al siderurgico pubblico, possiamo pensare alla Nuovo Pignone, come esempi macro. Queste privatizzazioni le ha fatto coinvolgendo imprese familistiche che avevano il loro core business in quel settore. Sicché queste imprese familistiche hanno visto in queste privatizzazioni un'estensione del perimetro in cui già si esprimevano bene e hanno avuto dei successi loro e sono stati dei grandi successi per lo Stato, che ha venduto imprese in perdita, ma le ha vendute bene. Quindi le privatizzazioni manifatturiere sono andate benissimo. Poi ci sono state le privatizzazioni nei servizi, che hanno subito due canali. Un canale da public company, diciamo, e quindi la grande privatizzazione dell'ENI e la grande privatizzazione dell'Enel, che sono state le più grandi e le migliori privatizzazioni fatte in Europa a beneficio dello Stato, perché lo Stato è stato un grande e positivo venditore. Alla stessa stregua potrei dire che stanno riuscendo le società quotate in borsa delle municipalizzate. Che cosa non è riuscita? La privatizzazione dei servizi fatte in mani familistiche, con famiglie rispettabilissime che operavano nel settore manifatturiero e che sono state chiamate a operare nel settore dei servizi. Queste qui hanno dimostrato di non avere la dote della bipolarità, perché mentre si sono dimostrati eccezionali nei loro settori manifatturieri, hanno dimostrato dinanzi ai servizi, che hanno strutture di conti economici nettamente diverse, di essere presi come da una tentazione finanziaria, a farne quindi più delle occasioni di speculazione finanziaria che di gestione industriale, perché nessuno dei privati che è entrato nei settori dei servizi ha intrapreso questo settore come un nuovo core business da gestire industrialmente a lungo termine. Allora io penso che questa è forse la discussione da fare. Allora qual è il modello giusto? Senz'altro è quello delle public company, come è stato fatto per l'ENI, come è stato fatto per l'Enel. Per questo io ho pensato che in Italia bisognasse creare un fondo che ha fatto una raccolta su soggetti istituzionali, ma il mio sogno è di fare di questo fondo, quando dovrebbe restituire soldi, invece di restituire soldi agli investitori, di farne una holding, di quotarla in borsa, di restituire soldi agli investitori che più sono interessati a riprenderli, di far rimanere una base azionariale istituzionale e di farne un soggetto in borsa. Avremmo creato in questa maniera una grande holding delle reti,
come l'abbiamo fatta oggi, perché oggi abbiamo un grande fondo delle reti che, se quotato in borsa, diventa una grande holding delle reti. Ma qui qualcuno diceva, il ministro mi sembra, dice, ma come mai non ci confrontiamo con l'estero? Nell'acqua, per esempio, e poi chiudo, no? Però mi sembrava utile dare questo concetto. In Italia nell'acqua c'è solamente il 30% privatizzato, in Francia l'80%, in Inghilterra l'88%, in Spagna, dobbiamo sempre pensare che la Spagna è partita dalla morte di Franco, no? Quindi è partita dal 70, dal 75, è partita, quindi c'è metà vita repubblicana e moderna di noi, già il 60%. Ma in Inghilterra, per esempio, in Francia, per esempio, i primi tre operatori controllano il 70% della distribuzione dell'acqua. E chi sono? Sono Veolia, sono Su, che appartiene al gruppo Suez, e Saur. Che azionariato hanno? Per esempio, Veolia ha il 9,6% Caisse de Dépôt, che si legge Cassa Depositi. Quando io penso che il fondo FDI ha l'8,6%, dico siamo parenti. C'ha Groupama, che è un gruppo assicurativo, c'ha il 6%. Quando io ho l'8% di assicurativi, dico, sono veramente molto simile a Veolia. Poi c'ha Natixis bancari per un 30%. Quindi è, Veolia non è familistica, è istituzionale, a conduzione privatistica, e di sicuro c'ha, in questo settore è diventato un colosso, il 39%. Per cui io penso che, mi auguro che questa regressione comunista in Italia non ci sia, e mi auguro che l'Italia possa guardare all'acqua come un bene fruibile, come fruisce il gas, l'elettricità e gli altri servizi. E mi auguro anche che un minimo di sereno confronto su questi argomenti in questi giorni possa emergere. Grazie, grazie Gamberale. Massaruto, lei ha scritto questo libro nel corso del quale, oltre a definire patacca mediatica la proposizione referendaria così come è stata proposta, diciamo, e soprattutto presentata, al di là delle due domande referendarie in senso stretto, lei comunque non manca di fare delle critiche alla legge Ronchi, che io direi chiamerei critiche per difetto e non per eccesso, no? È stata accusata di essere eccessiva, lei invece ha detto ma veramente ci mancano delle cose. Allora ci racconta che cosa manca e quindi cosa avremmo dovuto fare anziché tentare di smontare quello che c'è, cosa avremmo dovuto, cosa dovremmo aggiungerci, supponendo e sperando che non venga cancellato quel poco che c'è. Io penso che il motivo per cui provo un grande imbarazzo di fronte a questo referendum sia proprio la difficoltà di schierarmi per il sì o per il no, perché per ovvi motivi non riesco a schierarmi per il sì, però non posso nascondermi le molte ragioni per cui il decreto Ronchi e il 23 bis, prima ancora del decreto Ronchi, è una legge da cambiare. Secondo me il decreto Ronchi parte con il piede sbagliato, ideologizzando il tema della concorrenza, no? Pensando che in questo settore si possa fare della concorrenza, quando l'esperienza internazionale ci mostra che non solo non si può fare la concorrenza nel mercato, perché si tratta di un monopolio naturale, come è stato ricordato prima, ma le stesse gare funzionano poco e funzionano male. Anche il nostro paese, del resto, ha un'esperienza di gare a cui si è presentato quando andava bene un solo partecipante. Spesso questo solo partecipante era un'associazione di imprese fatta da coloro che avrebbero dovuto in teoria competere, no? Ma secondo me è fuorviante parlare di concorrenza, anche perché noi dovremmo anche immaginarcelo un po' queste gare, no? Le gare possono essere di tanti tipi diversi, e noi ci immaginiamo di solito la gara in busta chiusa in cui vince la migliore offerta economica, quello che offre il prezzo più basso, a parità di servizio da fornire. Ebbene, l'esperienza internazionale, ma non lo dico io, lo dice la World Bank, voglio dire, ci mostra che questo tipo di gara in un settore come l'acqua non può funzionare, a maggior ragione quando chi vince la gara è poi obbligato a fare gli investimenti e quindi a rimanere lì per un periodo molto lungo.
Se io ho dei contratti di servizio che hanno durate di 30, di 40 anni, è gioco forza che le condizioni economiche dell'affidamento non potranno essere negoziate prima, non potranno essere stabilite prima della gara, dovranno essere rinegoziate dopo. Quindi è quel tipo di gara che noi economisti chiamiamo il concorso di bellezza, cioè una gara con forti contenuti discrezionali nell'aggiudicazione. E allora a me fa anche un po' ridere, sono d'accordissimo con Chiamparino, no? Quando dice, cioè, in una gara di questo tipo io c'ho una buona azienda pubblica, chi me lo porta via la gara? Cioè, è chiaro che le buone aziende pubbliche la gara la vinceranno per forza. Ma non è tanto questo il punto che dovrebbe peraltro tranquillizzare molti sindaci che si sono spaventati per questo. Il punto è che il difficile comincia dopo la gara. La gara, in fin dei conti, serve soltanto a far sì che la scelta dell'affidamento sia fatta con in modo più, diciamo, più motivato, più ponderato, ma le vere difficoltà cominciano quando si tratta di gestire in corso d'opera il contratto, e qui va detto che la legge è molto opaca e molto carente, perché sì, all'ultimo momento è stata istituita questa cosa che hanno chiamato agenzia, autorità, non si sa bene, però non basta istituirla, occorrono le regole prima ancora del regolatore. Questo è un settore dove chiunque investa sa molto bene che, visto che i suoi soldi rimangono lì bloccati per 40-50 anni, se va bene, l'unica cosa di cui c'è veramente bisogno è la chiarezza e la prevedibilità delle regole. Perché il rischio industriale a cui va incontro... Soprattutto che non cambino in corso d'opera. E non cambino in corso d'opera. Infatti l'altro motivo di critica su Ronchi è che per voler affermare in modo così un po' apodittico questo principio della gara ha finito per bloccare anche quelli che non avevano nessun bisogno della gara e anche le gestioni che stavano andando più o meno bene, che sono lì, Torino è uno di questi casi, sono lì a aspettare di poter mettersi a lavorare, e invece in questo settore lavorano solo gli avvocati da un po' di tempo a questa parte, no? Ecco, per questo motivo, secondo me, il decreto Ronchi, secondo me, ha commesso anche un errore strategico, che è stato quello di saldare senza volere, no, il fronte referendario più massimalista con il fronte di quelle aziende pubbliche, soprattutto del centro-nord, che, avendo tutto da perdere di fronte a questi sconvolgimenti che la nuova legge avrebbe portato, si sono tatticamente alleati con qualcuno con cui avrebbero fatto molto bene a non allearsi, anche se poi sono loro i primi a sapere che se passasse il sì, soprattutto al secondo quesito, le aziende finirebbero di lavorare. Questo è un punto su cui vorrei attirare l'attenzione di tutti. Cioè, secondo me si fa un gran parlare di aggettivi, pubblico verso privato, ma invece dovremmo parlare di sostantivi, cioè di aziende. L'esperienza mondiale ci mostra, dico mondiale per estendere anche oltre l'Europa, perché parliamo di Stati Uniti, parliamo di tutto l'Occidente civilizzato, diciamo, ci dimostra che la gestione pubblica può operare altrettanto bene, spesso anche meglio di quella privata, a una condizione, che operi secondo modelli di tipo aziendale, il che vuol dire mettere insieme i costi con i ricavi, generare quei margini che permettono di andare dalle banche o dagli investitori a chiedere i capitali, dando loro quelle garanzie, quelle certezze di cui hanno bisogno. Negli Stati Uniti, in Germania, in Olanda, in Svezia, dovunque la gestione pubblica funziona bene, funziona proprio secondo un modello che è contrario a quello che la campagna referendaria ci sta propinando. Cioè, ci si sta facendo credere che le tariffe che tutti vediamo aumentare stanno aumentando per colpa del profitto, quindi più privati, più profitto uguale tariffa cara, e invece meno privato, meno profitto uguale acqua gratis, no? L'esperienza delle buone gestioni pubbliche internazionali ci dicono che è esattamente il contrario. Le gestioni pubbliche funzionano bene, e spesso molto bene, quando invece non indulgono alla retorica dell'acqua gratis. Bazzano e Staderini, siete d'accordo con le critiche che Massaruto adesso ha avanzato alla legge Ronchi? Se posso iniziare... Sì, sono abbastanza d'accordo, però noi, questa è la differenza tra l'università e gli operatori, no? Cioè, un confronto è proficuo, però noi alla fine badiamo anche ad avere il possibile, no? Anche se non è il perfetto. Meglio. Per cui dicevo prima io ho dato per scontato una cosa, cioè il fatto che c'è bisogno di fortissimi investimenti nel settore dell'acqua. Non siamo in un settore maturo in cui si va alla sostituzione, come magari nelle reti gas, no, eccetera. Cioè, dicevo prima, si fanno metà degli investimenti programmati, probabilmente un terzo di quelli necessari per arrivare nel medio termine a livello dei grandi paesi europei. E allora noi diciamo, ma perché non si fanno? Perché uno che arrivi da Marte dice, ci siamo delle tariffe che sono le più basse in Europa.
abbiamo delle necessità di investimento enormi, mancano i depuratori, rischiamo le infrazioni da parte dell'Unione Europea. Abbiamo bisogno di fare sviluppo, perché quale lo diciamo migliore, tutti i giorni che bisogna fare sviluppo, occupazione. Occasione, no? Ci sono delle tariffe che possono reggere maggiori investimenti, di maggiori investimenti c'è bisogno perché non parte un ciclo virtuoso, eccetera. La spiegazione che noi ci siamo dati da tanto tempo è di carattere istituzionale, cioè che dicevo prima, non c'era un decreto Ronchi o un decreto comunque che fissasse delle regole chiare, un punto di partenza. Secondo, non c'è un'autorità, come diceva il professor Massarutto, che durante la concessione, che non è solo concorrenza per il mercato, ma che c'è poi i 20 anni di concessione, fissi delle regole chiare, dirimi i contenziosi tra affidante e affidatario, eccetera, e fissi soprattutto delle tariffe eque, sia per l'utente, ovviamente, prima di tutto, ma anche dia garanzia agli investitori che chi investe può ottenere un ritorno, quello fissato dall'autorità, ma costante nel tempo, altrimenti i capitali non arrivano. Se c'è incertezza normativa, concorrenza sì, concessione che scade, non scade, eccetera, non c'è chiarezza su questo, non c'è chiarezza su chi regola il settore durante la concessione, nessuno investe. Questo perché il marziano che arriva vede, continua a vedere da anni un settore che ha bisogno di investimenti, tariffe basse, eccetera. Una cosa che, su cui sono d'accordo con Massarutto, è che all'estero, per esempio in Germania, dove è in mano pubblica l'acqua, i Länder hanno un servizio eccellente o buono, comunque, diciamo media, e tariffe molto alte. Che evidentemente ci siamo chiesti anche noi, come mai? La risposta ci siamo dati che probabilmente il governante tedesco, anche quello locale del Länder, ritiene più proficuo dare ottimi servizi ai cittadini, anche se pagati adeguatamente, che non viceversa. In Italia non l'abbiamo ancora vista questa tendenza, abbiamo sempre costantemente visto la politica privilegiare le tariffe rispetto populismo. Al buon servizio. Quindi preferisco darti un cattivo servizio, perdere il 30-40% in rete, non fare i depuratori, eccetera, però posso dire che le tariffe non si sono toccate. Staderini? Sottoscrivi? Assolutamente sì. Credo che ci siano volumi di richieste di miglioramento della legge Ronchi. Tutti abbiamo partecipato, non dipende da me, non funziona. Ecco sì, sì. Dicevo che nel corso della discussione che ha portato all'emanazione del decreto Ronchi, contributi ne sono stati tanti, e idee ce ne sono per migliorare. Naturalmente è una mediazione che si è raggiunta e che adesso è una difesa che secondo me dobbiamo portare a comunque qualcosa che c'è. Mancava l'autorità, non abbiamo ancora l'autorità, abbiamo un'agenzia che forse in futuro diventerà forse un'autorità e dobbiamo fare, purtroppo siamo in una condizione di difficoltà perché non c'è una capacità politica, ma intendo maggioranza e minoranza allo stesso modo, non è che faccio distinzione, di affrontare seriamente i problemi del Paese. Questo è un problema serio, è un problema di sviluppo del Paese. Qui bisognerebbe in tutto il settore creare regole, controlli, assicurare un servizio e creare le condizioni per lavoro e per lo sviluppo. E qui tutto manca, è tutto aleatorio, è tutto in discussione. Adesso addirittura un referendum, spaziamo via e facciamo pure passi indietro. Quello che comunque parliamo anche per slogan, io mi ero segnato qui delle dichiarazioni che fanno in televisione e dicono fesserie e non si riesce, questo De Marzo, Comitato d'Acqua Pubblica, dice ma voi capite che pure Acea non investe nulla sull'acqua e prende il 7%, a parte che il 7%, come dice la parola, è un 7% di qualcosa degli investimenti, se gli investimenti non ci sono. Nello specifico Acea ha investito quest'anno 210 milioni, lo scorso anno circa 200, quindi non è che non investe niente, però ha detto una fesseria e è rimasta là. Quest'altro si chiama Riccardo Petrella, dice nell'articolo 23 Ronchi è scritto in maniera esplicita che lo Stato non è abilitato a gestire il servizio unico, ma quando mai? Dice che bisogna fare una gara in cui se il pubblico è migliore vincerà pure, anzi. Come diceva giustamente Chiamparino, sarebbe un guaio se non vincesse laddove è bravo e se ha
dato un servizio utile. Ricordiamo che Acea per adesso ha il 51% del Comune di Roma. È assolutamente vero. Un'altra fesseria che ha detto: la nostra legge stabilisce una tariffa che prevede obbligatoriamente almeno il 7% del profitto per il privato, e questo senza prevedere invece alcun obbligo di investimento. Stessa logica, prendo il 7% senza investimento, non è possibile. L'investimento è definito dall'autorità pubblica, che dice quali investimenti devo programmare, e questo è il motivo per cui si tengono bassi, le reti vanno male, proprio per evitare che ci sia un costo sulla tariffa. Tutta demagogia ridicola. Stadolini, approfitto di questo tuo passaggio perché abbiamo al telefono Alessandro Cecchi Paone, che saluto e ringrazio della sua disponibilità. Mi senti? Un saluto a te e un saluto a tutti voi. Scusate, ma sono appena atterrato a Milano e per questo mi dispiace di non essere lì personalmente. Senti, noi siamo a Roma. Abbiamo discusso molto del fatto che, come dire, da un lato giustamente si è fatta l'osservazione che la comunicazione è mancata o sta mancando, si va dei referendum senza che siano stati occasioni di discussione e di dibattito. Dall'altro c'è una forma di fobia da par condicio, per cui non si può che discutere soltanto in certe condizioni, e comunque si tenta di far passare l'idea che come dire, il politicamente corretto sia solo dalla parte di chi pone la domanda oggetto di referendum e non di chi ci si oppone. Siccome non è la prima volta e riguarda tanti altri argomenti, quindi non è una questione del tema di cui si parliamo oggi, ma più in generale di un abito mentale, su questo punto tu che sei un esperto più di me, che cosa ne pensi? Sono molto preoccupato, anche se come sempre tu sei combattivo, nel senso che sembra non esserci speranza in questo paese di essere pragmatici e di parlare di concretezza e di problemi reali. Tutto si ideologizza, tutto diventa un elemento di schieramento a favore o di un governo o di un'opposizione. Come tu sai, mi batto da sempre per la modernizzazione e l'efficienza del paese, e qui noi siamo di fronte a un fatto molto semplice, cioè la gestione pubblica degli acquedotti e degli impianti idrici è stata disastrosa. Non è un'idea, non è una presa di partito, è un dato di fatto. E quindi bisogna tentare un metodo alternativo e mettere alla prova un'eventuale gestione privata. È molto semplice, non ha nessuna coloritura ideologica e non vuol dire militare pro o contro un governo o un'amministrazione, ma questo non si riesce assolutamente a farlo capire. Tu sai che analoga posizione io ho assunto a favore del nucleare, ma non si riesce, c'è da un lato la vita e dall'altro la morte, e per questo nostro referendum sull'acqua c'è da un lato l'interesse privato e dall'altro l'interesse pubblico. L'interesse pubblico è avere un sistema di distribuzione che funzioni e che in clima e in gestione pubblica non ha funzionato, ma non si riesce a dirlo o, dicendolo, non si riesce a far capire. Ma dal punto di vista delle tematiche che hanno un contenuto, come dire, tecnico o tecnologico, è possibile che non si riesca a fare un po' di divulgazione, lo dico a te che ti occupi proprio di questo, cioè che si debba, come dire, così banalizzare, così semplificare, così ridurre ai minimi termini che poi alla fine passano parole d'ordine assolutamente lontane dalla verità. Prima abbiamo detto patacca mediatica e altre definizioni di questo genere. Guarda, qui c'è un problema di classi dirigenti, le classi dirigenti che sanno che in questo paese l'unico elemento formativo della pubblica opinione è la televisione, hanno deciso di usarla per far indietreggiare la consapevolezza scientifico-tecnologica del paese. L'altra parte della classe dirigente ancora non ha invece capito questo e continua a dare battaglia sui giornali, con i libri e con i convegni. Purtroppo non serve a niente in questo paese. Quello che va visto è che negli ultimi 10 anni le grandi reti popolari hanno completamente abbandonato tutte, parlo di Mediaset, di Rai e di La 7, la divulgazione scientifica che fornisce strumenti di conoscenza del mondo e quindi la possibilità di intervenire sul mondo
o per le proprie scelte o per le scelte collettive. Io credo che ci sia appunto una parte della classe dirigente che abbia voluto farlo apposta e una parte della classe dirigente che non abbia capito la gravità di quello che è successo e sta succedendo, e quindi non sono ottimista, anche se sono combattivo e non a caso continuo a fare il mio mestiere grazie alle reti americane dell'NBC, visto che non c'è più un editore italiano pubblico o privato che investa sulla divulgazione scientifica seria. Poi sapete che invece si moltiplicano episodi pseudodivulgativi che si incentrano sulla fine del mondo, sui cerchi nel grano. Non è casuale, ma gli effetti si vedranno in un paese deindustrializzato, detecnologizzato e totalmente lontano dalla mentalità scientifica. Bene, ti ringraziamo, grazie di essere stato con noi. Grazie a voi. E spero che la prossima sia un'occasione invece di trovarci fisicamente. Grazie. Sicuramente, contateci grazie. Sempre. Ciao. Io volevo chiedere a Bonanni l'intervento che ha fatto Gabberale, ci ha posto un tema più generale, diciamo, di sviluppo del nostro sistema economico. Oggi i microfoni non sono il nostro forte. È possibile che, di fronte al fatto che la discussione in questo paese sia ancorata a non riusciamo a crescere, perché non riusciamo a crescere, dovremmo crescere, non si è fatto sufficienza per lo sviluppo, eccetera, che riguarda non il confronto tra maggioranza e opposizione, ma dentro, in particolare dentro la maggioranza, il tentativo di addossare la responsabilità a Tremonti, eccetera, eccetera. Allora, è possibile che, come abbiamo sentito, ci sono le possibilità e le necessità di fare investimenti e quindi di fare sviluppo e fare occupazione, e ci sarebbero anche i modelli, perché Gamberale ci ha indicato quali possono essere i modelli dal punto di vista del profili aziendali più, e della proprietà più interessanti. Si possono fare la rete, si può fare la rete delle reti, eccetera, e tutto questo si infrange contro che cosa, secondo te? Sì, non è da poco tempo che c'è questo modo di discutere. Io ogni volta, quando ho sentito parlare per molto tempo, adesso un po' di tempo che non se ne parla più, ci vogliono politiche industriali, no? Io mi preoccupo, perché per molti politica industriale significa che pantalone devi tirare fuori i soldi, no? E ci sono le imprese che le prendono. Che è tutto il contrario, e che è quello che è successo in larga parte fino adesso, che è tutto il contrario di ciò che deve accadere. E noi non abbiamo soldi e non ne avremo per diversi anni, e mi meraviglio come mai chi ha tutta la conoscenza che gli serve per dichiarare cose non lo faccia. Noi dobbiamo, come si sa, arrivare a neutralizzare il disavanzo di bilancio, poi dobbiamo il deficit di bilancio, poi dobbiamo intervenire per 60-120esimi sul nostro debito, quindi per i prossimi 7-8 anni 46 miliardi all'anno sul debito. Dovremo fare delle cose che noi abbiamo ritenuto epocali nel 91-2, quando Amato fece un'operazione da 90 mila miliardi, che è un'operazione che dovremmo fare per moltissimi e moltissimi anni. Cosa vuol dire? Vuol dire che o ci industriamo in un altro modo, o altrimenti noi regrediremo sempre e sempre di più. Quindi non ci sarà lavoro, non ci sarà prospettiva, distruggeremo anche quello che abbiamo. Il fatto di spendere soldi, noi abbiamo bisogno di interventi ciclici, no? Abbiamo bisogno di interventi ciclici. E dove si trovano? In soldi nuovi? Certo che ci sono in soldi nuovi, che non abbiamo, ma si trovano nei fondi privati e pubblici, che tutti sanno, camminano lentissimamente. Perfino prima, più lenti di prima della crisi stessa, che ci ha trannellato ancora di più. In questi giorni siamo occupati noi, per esempio, tutta la vicenda energetica. Sono circa 8 i miliardi privati disponibili per centrali a carbone come quella di Porto Tolle, osteggiate in tutti i modi, oppure per quei 3-4 rigassificatori che ci possono permettere non solo di investire quei soldi, ma anche di uscire da una forte dipendenza, per esempio, no? E quindi 8 miliardi di euro. C'è Bazzano che fa così con la testa.
che funzione avrebbero, per esempio, per un'economia boccheggiante come la nostra, e quei servizi e che supporto darebbero a questo. Questi giorni abbiamo avuto una sassaiola contro i lavoratori dalle parti di Chiamparino. Dalle parti saranno 25 chilometri. Ecco, appunto, dalle parti di Chiamparino. Sassaiola contro gli operai perché andano a lavorare, perché per iniziare un lavoro che alcuni non vogliono che si faccia, che naturalmente impegna molte risorse da lavoro, ma soprattutto mette in condizione il lavoro di gli italiani di collegare le proprie merci e le proprie persone con i mercati europei. Ed è così. E potrei continuare all'infinito per dire come, più che impegnare noi soldi, probabilmente dovremmo lavorare moltissimo, cooperando fortissimamente i poteri centrali con quelli locali, per mobilitare tutte le risorse che abbiamo. E poi per fare operazioni, come diceva Gamberalli, io sono molto d'accordo, come trovare i soldi. Ce l'hai il pubblico oggi, ha i soldi? No. Non ce li ha i soldi. Anzi, li deve trovare. In qualsiasi paese, li normale. Li deve trovare per il deficit del debito. Se non li ha il pubblico. E nessuno può dire, no, li avrò. Per i prossimi 10 anni non ci saranno soldi come negli anni 60. Ci siamo. Negli anni 60 abbiamo avuto molti più soldi di quelli a cui avevamo abituato ad avere. Perché? Perché ci fu una forte esplosione economica che buttò un gettito molto più forte che poi ha dato origine a quello che sappiamo. Quindi se non ci sono, allora c'è qualcuno che vuol calcolare come fare? Qui, allora, quello non si fa, quell'altro non si fa, la Fiat non si fa, quell'altra cosa non si fa, sulle reti e così via. Cioè, questo è il problema. Allora, il problema che abbiamo è che credo che tutti parlano di coraggio, e ci dovrebbe essere più coraggio, e anche un discorso più in forte tendenza. Io vedo delle situazioni davvero incresciosissime oramai nel paese. Cioè, tutto cammina a ritroso, tutto. E noi stiamo minando alle basi il nostro benessere. E noi non andremo in nessun posto in questo modo, ma non andremo davvero in nessun posto. Siamo il secondo manufatturiero in Italia e tutti i fattori che possono reggere il manufatturiero italiano sono tutti sballati. Siamo il quinto, il sesto nel mondo, non abbiamo alcuna, siamo oramai in sofferenza fortissima, per esempio, con le altre economie che stanno collappando fortissimamente e non facciamo nulla. L'ultimo caso, io devo parlare d'attualità così ci si capisce di più, come la vicenda da Fincantieri, per esempio. Cioè, come si fa? Anno addietro è bastato, io non voglio fare polemiche, un'azienda dice dobbiamo andare in borsa per prendere un po' di soldi, per fare programmi nuovi, innovazioni e battere la concorrenza a quel punto spietatissima dei coreani prima e dei cinesi che riescono a produrre a meno. Quindi ti butti su che cosa? Sull'innovazione, no? Riesci a fare la cosiddetta nave ecologica, riesci a fare motori a minore consumo energetico, no? Hai bisogno di risorse. È bastato, questa è l'Italia, è bastato un sindacato che tale non è perché fa politica, a dire di no. Dopodiché un amministratore delegato, senza che nessuno abbia detto niente, si ritira in buon ordine dopo aver annunciato che va in borsa. Questa è l'Italia. È un'Italia che non promette nulla di buono. Ecco perché ci vuole davvero molto coraggio. Tutte le vicende che riguardano l'economia sono tutte fuori posto. Questo è il fatto. E qui non c'è problema di sinistra o di destra, qua c'è problema di buon senso. E c'è un problema di amore verso quello che ci ha dato appunto il benessere e che deve ancora darci benessere, pena uscire fuori. Quindi credo che non ci sia. Paone diceva una cosa molto, molto importante prima, io voglio concludere in questo modo, a partire dalla TV di Stato, ma anche quelle, le altre, non si dà informazione puntuale su niente. Io sono rimasto davvero molto colpito da una vicenda della Fiat. Un sacco di chiacchiere, facevano parlare tutti e così via, mai nessuno ha voluto descrivere cos'è il mercato dell'auto internazionale, in quali guai si trovava appena 6 anni fa la Fiat, quali sono i vincoli, quali sono le tendenze che tutte le compagnie, no, stanno avendo per resistere a questo, che cosa hanno fatto i nuovi competitori e cosa fanno i vecchi competitori, niente, solo discorsi demagogici assolutamente inservibili per darci, e le persone che avevano un minimo di buona volontà sono state schiacciate da questo peso. Credo che Paone abbia ragione su questo, credo che la TV di Stato soprattutto ha grandi responsabilità su questo,
noi abbiamo talk show dalla mattina alla sera, dal primo, dal secondo e dal terzo canale. Di che cosa discutono costoro? Non si capisce. Gossip. Questo è il punto. Quali indicazioni si dà? Questa è una responsabilità grave della classe dirigente. Che indicazione si dà? Non c'è un elemento, perché non è che è detto che ognuno deve capire come va l'economia, come funziona la cantieristica, come funziona l'automotive, come funziona l'arte. Chi l'ha detto? Come funzionano appunto le aziende dell'acqua, pubbliche o private che siano? Chi l'ha detto che tutti devono sapere tutto? È chiaro che la TV ha una funzione educativa o diseducativa e mi pare che sta avendo una funzione molto, molto diseducativa. Grazie Bonanni per questo accorato intervento e chiedo a Chiamparino, ma come si fa a battere il partito del no? Ma allora, intanto non contrapponendo semplificazioni, perché quando sento dire da Alessandro Cecchipaoni che la gestione pubblica degli acquedotti è stato uno sfacelo, gli dico è una semplificazione altrettanto sbagliata di quella che leggeva Staderini prima. Prima cosa, perché non è vero, perché se si pensa, parlo di Milano per non parlare di Torino, noi siamo andati dal 75 che è il ciclo completo dell'acqua gestito pubblicamente. Quindi prima cosa questa. Seconda cosa, bisogna dire, come dice Massaruto, che la legge Ronchi non è come dire, la cosa migliore del mondo. Difatti tutti l'hanno definito un punto di partenza per poter migliorare. Ma migliorare, cioè, io so già cosa diranno alcuni dei sostenitori del sì. Diranno, cancelliamo e poi ripartiamo, rifacciamo. E questo mi collego a quello che diceva Raffaele Bonanni, cioè in Italia la variabile tempo non conta mai, no? Cioè la variabile che è più importante di tutti per la crescita è assolutamente irrilevante, che una cosa si faccia in un anno, in 10, in 20, non importa a nessuno. Quindi, però si dirà quello. Noi siamo esperti di variabili indipendenti, quindi. Ecco. Detto questo, io dico, perché per esempio nella legge Ronchi c'è una cosa, che a Pazzano me l'ha già sentita dire 100 volte, in cui si sostiene che le quotate, le pubbliche quotate, devono cedere entro, mi pare, 2015 fino al massimo del 30% del controllo, no? Se non sbaglio, sì, Roberto. Sì. Allora, io dico, probabilmente se si trovava un metodo che noi avevamo anche suggerito, noi ANCI, a Raffaele Fitto, cioè di incentivi e disincentivi fiscali, sarebbe stato meglio, perché l'obbligo è indubbio che crea un problema di svalutazione del patrimonio pubblico. Tant'è che con Gamberale, sempre come ANCI, stavamo anche ragionando su come era possibile. Ma comunque, però, cosa gli hanno a dire? Ma mi pare possibile, però, a contrario, che mentre Exor controlla Fiat con meno del 30%, per controllare Iren, con tutto il rispetto, ci bisogna tenere il 60%? Allora, questo vuol dire, ad esempio, che qui mi avvicino a prima... Sul quesito numero uno, è il sì, è un sì agli amministratori pubblici deresponsabilizzati ed è un sì ai manager pubblici incapaci. Questa è la verità. Cioè è un sì a tutti quelli che vedono nel pubblico non una risorsa per competere e migliorare come avviene all'estero, io sono d'accordo con Massaruto, non come io vorrei fare ad esempio una risorsa per organizzare dei soggetti che siano in grado di impedire che i privati, per competere con i privati, e cercare di far meglio di loro, ma un modo per proteggersi e tranquillamente nelle loro nicchie, e voi che siete bravi, valenti operatori pubblici sapete che ci sono, ed è quello che ha detto Massaruto. Ultima cosa, il quesito numero due è un quesito a favore di un modello legittimo, rispettabile, ma secondo me impraticabile, come ha spiegato, ha detto Raffaele Bonanni adesso, e anche sbagliato, io penso, tutto imperniato sulla spesa pubblica, il debito pubblico e le tasse. C'è poco da fare, cioè giratela come volete, ma è così. Allora, io userei questi argomenti qua, perché poi avevo la discussione, mi ha fatto venire in mente una divertente, la definirei così, una mia Madeleine dell'infanzia. No? Dimmi. Io sono nato e vissuto fino all'adolescenza in una casa di cortile, in questo cortile c'era una pompa, che era un vecchio pozzo artesiano, e l'acqua era fresca. Allora c'era un fabbro che si chiamava Clemente, adesso sarà morto, presumo,
e che quando si rompeva un po' andava lì con un fil di ferro, due pinze, un po' d'olio e aggiustava. Mia nonna, che aveva sempre avuto quell'acqua lì, nonostante avessimo l'acquedotto, andava sempre a prendere l'acqua con le bottiglie, saliva e poi faceva l'idrolitina. E hai denunciato la tua età con questa battuta. I nomadi che passavano, ma c'è poco da nascondere, i nomadi che venivano al mercato del bestiame di Moncaglieri, che si accampavano poco più là, quindi c'erano già allora gli zingari, venivano a prendere l'acqua per far da mangiare e così via. Allora, cosa intendo dire? Quella pompa lì continua a dover essere pubblica, anzi un bene comune, come diceva. Il problema è che da quella pompa lì arrivare nelle case ci stanno investimenti che bisogna che siano fatti da persone che, diciamo, ha la giusta remunerazione del capitale perché fa bene il suo mestiere, che è quello di garantire ai cittadini di avere un servizio idrico efficiente, all'altezza della modernità, di buona qualità e che costi il meno possibile compatibilmente con questi requisiti. Perfetto, guarda. Da incorniciare. Abbiamo il tempo scaduto. Ortis, ti chiederei in un minuto di darci una conclusione di questa discussione. Un minuto però, Sì, un minuto. La bolletta è fatta per metri cubi, ma i metri cubi che misurano il contatore sono un criterio per dividere i costi di trasporto e distribuzione, cioè si addebita un po' di più chi consuma di più e chi meno. Quindi non è il metro cubo dell'acqua, la fontana è gratis. La bottiglia doveva comprarla la nonna, metterci l'idrolitina e quello costa. Bisogna trovare la nonna. Io cercando di superare, bisogna trovare la nonna e che sia in gamba, e che mangi. Dunque, io credo, vorrei superare velocemente il dibattito pubblico-privato del capitale che odore ha, anche perché il privato nella fattispecie e anche in altre fattispecie sarebbe un privato particolare, perché fortemente regolato e vincolato alla concessione pubblica. Quindi è un modo di impegnare il capitale privato in modo specifico. Allora io, guardando oltre, dico tre cose mancano. Mi pare che vengano fuori anche dal dibattito. La prima, gli investimenti. E gli investimenti in questo settore, lo abbiamo detto, sono sacrosanti e urgenti per due motivi. Uno in sé per sé per l'acqua, e l'abbiamo detto tutto. Ma poi, in questa fase economica del Paese, fare questi investimenti significa aprire cantieri e fare occupazione su tecnologia a portata di mano dell'industria italiana, perché sono scassi di strade, tubi da mettere, contatori da fare, cose che si possono fare senza fare alla mano domani mattina aprendo i cantieri. Quindi sono subito un contributo significativo alla... E è un settore questo, se ben regolato, è affidabile, perché nella crisi, ne abbiamo parlato a Cortina, le aziende che hanno tenuto meglio nel famoso 2008, eccetera, erano proprio le aziende regolate. Nessuna dei distributori di gas o di elettricità è fallito. Quindi le banche, se hanno un quadro regolatorio davanti, vanno e danno a tassi inferiori, perché il rischio è molto contenuto. La seconda cosa che manca è l'autorità, perché qui bisogna fare altro, non l'agenzia. L'agenzia è un'agenzia che non regge, gli dai un mandato, come scritto nel dispositivo, di 3 anni. Se uno deve fare un piano tarifario, chiamiamolo periodo regolatorio, deve essere quantomeno di 4 anni. Allora tu devi avere qualcuno che è lì seduto, si prende la grana di chi lo ha preceduto, è responsabile in pieno per un periodo regolatorio di 4 anni e c'è. Allora un periodo, come per esempio nel settore del gas e elettricità, di 7 anni. Secondo, non rinnovabile, finito. Se no, ogni 3 anni scodinzolio, ma di cosa parliamo? Terzo, ma è possibile, a proposito di questa agenzia che non è un'autorità, che è il Ministero che determina il direttore generale, che lo nomina. Allora qual è l'indipendenza e l'autonomia di questo soggetto, che deve essere forte, robusto e sapere stare in sella? E poi il regolamento di funzionamento lo fa il Ministero, nella fattispecie che è stata messa in atto. Ma quando mai? Allora l'autonomia dov'è? È un organismo tetered e qui non poi, si fanno investimenti. Ma poi soprattutto l'autorità c'era già. L'ultima questione
è ora anche di sistemare un pochino, di far chiarezza nelle competenze, perché ci sono vari livelli per l'acqua. Allora, lo Stato si occupa della sicurezza, della garanzia anche della qualità chimica, organolettica e compagnia cantante nazionale, perché quelle sono cose nazionali, pubbliche per tutti, e la tutela dell'ambiente. Stato. L'autorità, abbiamo detto, faccia tutto quello che deve fare, tariffe, qualità, controlli, sanzioni, tutte queste cose, e le autorità locali e le regioni hanno il potere di determinare gli indirizzi strategici per gli investimenti, hanno in mano lo strumento contrattuale della concessione, perché questi sono elementi che devono essere visti con una dimensione locale. Quindi mettiamo a posto questi tre livelli e facciamo queste tre cose: investimenti, autorità che si chiami autorità e che sia indipendente, autonoma davvero, e poi facciamo un riordino del sistema. Grazie. Una battuta flash a Gamberale e a Massaruto per concludere. Ma veramente flash, eh? La divido in tre parti, ma veramente flash. Si è detto che servono 100 miliardi. Se di questi 100 miliardi 30 miliardi fossero di capitale e 70 di debito, 30 miliardi di capitale, i comuni dovrebbero mettere 500 euro ad abitante. Quale comune in Italia ha da mettere 500 euro per abitante? Nessuno. Nessuno. E non avrebbero tantomeno capacità di farsi dare il debito. Quindi, come dice Ortis, gli investimenti senza reddito. Seconda considerazione, l'Unione Europea, che non viene evocata in questo caso, ma l'Unione Europea, ricordo, che persegue gli affidamenti in house, li ha sempre condannati, e l'Unione Europea impone che per la distribuzione dell'acqua, come per gli altri servizi, ci sia la remunerazione del capitale e del debito. Quindi questi sono due referendum. È un referendum con due domande contrarie agli indirizzi dell'Unione Europea. Anche questo non è stato mai detto. Terza cosa, fammelo dire con orgoglio, perché è vero il pessimismo di cui parla il nostro amico sindacalista, per Bonanni, però fammi dire con orgoglio che F2I ha riportato sotto il capitale istituzionale italiano degli asset strategici che erano in mani straniere. L'aeroporto di Napoli, dove era finito in mano agli spagnoli e non si investiva, la rete E.ON che era detenuta dalla Germania e non investivano più e perdevano tutte le gare, Metroweb, la rete a fibra ottica, l'unica rete a fibra ottica avanzata del paese in mano agli inglesi, anche lì per 5 anni non hanno investito, e permettetemi di dire, poche in queste ore, mentre stavamo qui, abbiamo vinto anche la gara per riportare la sottoproprietà italiana Italcocim, che è una rete di distribuzione del gas, in mano ai francesi, e l'abbiamo riportata in Italia. E io spero che tutto questo si possa fare anche per l'acqua. Bene, grazie. Ma saluto. Io devo dissentire da una cosa che ha detto poco fa Gamberale, ossia è vero che l'Unione Europea ci obbliga a recuperare tutti i costi con le tariffe, compresi quelli degli investimenti, quindi il secondo referendum è un ossimoro nella migliore delle ipotesi. Non è vero peraltro che l'Unione Europea abbia alcunché da ridire sulla gestione in house, anzi le ha inventate la Corte di Giustizia Europea la gestione in house, proprio per dire che il pubblico può gestire senza gara purché rimanga tale e non si metta a fare l'una e l'altra cosa. Ma nel campo autostradale però l'ha sempre condannata. Nel caso dei servizi pubblici locali però invece è perfettamente ammessa, tant'è che è ammessa in tutta Europa. Però, e qui mi accodo a quello che dicevano prima di me Ortis e Chiamparino, a una condizione, cioè che le gestioni in house siano gestioni in grado, messe in grado di operare, come dicevo prima, come aziende, e siano messe di fronte a un quadro regolatorio relativo alla qualità del servizio, che non è soltanto l'acqua che esce dal rubinetto, ma è più ancora di tutto la qualità ambientale. Non dimentichiamoci che non è tanto dell'oro blu che parliamo, ma dell'oro marrone, cioè dei depuratori che mancano, il vero convitato di pietra di questa giornata, dove ci attendono procedure di infrazione europee e altre cose. Dicevo, nell'inflessibile rispetto di questo tipo di criteri qualitativi e anche nell'inflessibile rispetto dei fondamentali dell'economia aziendale, cioè che se le aziende non coprono i costi con i ricavi e non restituiscono i soldi alle banche, prima o poi falliscono, c'è, diciamo, un'ampia pluralità di soluzioni. Forse, se posso permettere un'ultima battuta, io credo che noi in Italia ci siamo un po' troppo affannati nella ricerca dell'abito in taglia unica che andasse bene da Reggio Calabria a Bressanone,
quando invece proprio nel pluralismo delle soluzioni e nella molteplicità dei modelli possibili di coinvolgimento del privato, che secondo me sta la possibile via di uscita da questo impasse. Grazie, abbiamo fatto 2 ore di divulgazione e di discussione. Credo che sia stata la migliore risposta a quelli che preventivamente avevano pensato che non avremmo dovuto farla. Grazie e alla prossima.